AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Agrigento presieduta dall'avvocato Salvatore Broccio, in collaborazione con Abdus Bef e Asso CTU, ha organizzato un incontro di studio sul tema l'evoluzione della giurisprudenza bancaria negli ultimi 3 anni. Sono state approfondite in particolare, e con avvocati, magistrati, esperti del settore, le complesse tematiche relative ai profili dell'usura bancaria. Il convegno di oggi ha come tema gli ultimi 3 anni di giurisprudenza bancaria. Questi ultimi 3 anni si sono caratterizzati da una stretta da parte della Corte di Cassazione sui consumatori, dovuta a un grido di dolore del Ministro sia per deflazionare i processi che hanno oggetto il contenzioso bancario, vuoi al grido di salviamo le banche. Il problema serio in Italia penso che sia salvare le famiglie. Oramai vediamo che c'è uno scandalo dietro l'altro, i cittadini sono totalmente esasperati, non credono più nelle istituzioni, c'è una grande crisi di credibilità delle istituzioni, e questo è il vero problema che ci si dovrebbe interrogare. La giurisprudenza della Corte di Cassazione negli ultimi 3 anni è stata oltremodo contraddittoria, specialmente per esempio le sentenze in tema di usura, cioè vedere che il massimo organo della giurisdizione, che è proprio la Corte di Cassazione, emetta sentenze in continuazione di parere contrario, mette i giudici di merito dei tribunali, delle corti d'appello decisamente in crisi, e dall'altro canto crea grande incertezza da parte dei cittadini. Interviene le sezioni unite della Corte, intervengono, ma intervengono spesso per negare quelli che sono stati alcuni diritti che i consumatori hanno, si sono affermati in tanti anni di battaglia. È un momento abbastanza triste, ma ovviamente è un momento, come tutti i momenti neri, di rinascita. C'è tanta giurisprudenza dei tribunali, delle corti di appello, finalmente si sta capendo che tutti i contratti che prevedono delle rate sono dei contratti che nascondono una capitalizzazione composta, e purtroppo i contratti invece sono fatti malissimo, anzi per fortuna per i consumatori, in quanto che non prevedono questa forma di capitalizzazione, ma rilanciano l'interesse semplice, e quindi vi sono grandi storture, ma alla base ci vuole coraggio, ci vuole onestà. In una battuta basta pensare ai mutui Euribor, cioè si preferisce dare torto ai consumatori sui mutui Euribor e cambiare l'Euribor, perché in effetti è un sistema soggettivo, falso, truffaldino, però non si ha il coraggio di affermare quelli che sono i diritti dei cittadini. Si cambia il nome, si preferisce cancellare un istituto che fare 1.000, 2.000, 3.000 sentenze che gridano una nullità scontata, la nullità dell'Euribor. Questa è una grande sofferenza per un giurista, e speriamo che cambi proprio radicalmente la logica del governo nei confronti dei consumatori e principalmente delle famiglie, che cambi radicalmente l'approccio della magistratura e si faccia carico della pena delle famiglie. Non importa se il sistema bancario esalta, il sistema bancario deve rispettare le norme, non si può fare di una violazione di un diritto spallucce. Dobbiamo salvare il sistema, pazienza, non va bene così, non va bene.